Dallo Stadio Piola a Piazza Martiri della Libertà hanno sfilato in 10.000 attraverso le vie di Novara, soprattutto giovani e ragazzi delle scuole, per il corteo della 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. La manifestazione regionale, organizzata in concomitanza con il corteo nazionale di Padova, si è tenuta a Novara proprio per lanciare un segnale e tenere alta l'attenzione, perché, come ha ricordato dal palco il sindaco Alessandro Canello, quella di San Gaudenzio è una terra di confine ricca tra Piemonte e Lombardia e si sa che le mafie si insediano dove c'è ricchezza. I segnali della malavita organizzata al nord non mancano, a testimoniarlo le inchieste della magistratura che hanno portato alla luce gli interessi dei clan mafiosi su quelli che a tutti gli effetti sono ormai settori a rischio, dalle cave al business dei rifiuti, senza dimenticare l'usura e lo sfruttamento della prostituzione. Serve dare un nuovo messaggio culturale e serve soprattutto l'esempio, come nel caso del castello di Miasino sul Lago d'Orta, sequestrato nel 2007 alla famiglia del boss Galasso e prossimo a essere restituito alla comunità. Si è tornati a investire sui beni confiscati, cosa che non si faceva da diversi anni. La regione poi si è fatta carico del castello di Miasino, che da troppi anni era ancora nelle mani della criminalità organizzata. Grazie all'impegno della regione, uso le parole di Rosi Bindi, quello che era un capitolo negativo della relazione della Commissione parlamentare antimafia è diventato un capitolo positivo. Quello che era quindi un esempio negativo, oggi è un esempio positivo. Sul castello si sta lavorando, siamo a livello di progettazione definitiva, nei prossimi mesi ci sarà anche il bando per l'assegnazione dei lavori, l'anno prossimo il castello verrà restituito alla collettività. Nata nel 1995 in risposta alle stragi di mafia, la giornata del 21 marzo chiede verità e giustizia e restituisce dignità con un gesto simbolico ma carico di significato come la lettura dei nomi delle vittime. 1111 persone morte senza un perché ed altrettante famiglie ancora in attesa di conoscere i responsabili. Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando,